grande protagonista con il Crotone quest'anno, qual è stato il vero segreto della sua squadra per la promozione Serie A? No, penso che avevo un grande gruppo di ragazzi con buoni giocatori, ma ancora grandi uomini che in momenti di difficoltà abbiamo vinto tante partite con carattere. Quanto è stato doloroso, sei stato doloroso dare l'addio al Crotone? Ma molto, magari qualcuno non riesce a capire, però quando arrivi in una società come Crotone, che veramente mi ha permesso di lavorare non bene ma benissimo, ottieni questo risultato, senti dentro che hai dato tutto e mi sembra che è giusto fare un altro passo in carriera. Un passo che dovrebbe essere il Genoa, però cosa c'è ancora da limare? No, io sono ancora allenatore di Crotone, sotto contratto, sicuramente devono risolvere loro le cose, poi si riescono a risolvere bene, sennò starò fermo un anno. Mister, le chiedo qualcosa su Capezzi e Fazzi, su questi due ragazzi che ha avuto quest'anno a Crotone, come li ha visti e come giudica la loro crescita? Capezzi bene, devo dire bene che ha fatto un grandissimo campionato, l'ultimo mese ha giocato un po' di meno perché aveva un piccolo calo di forma, però in generale penso che è cresciuto molto, ha fatto veramente molto bene, un ragazzo con margini di miglioramento ancora tanti. Invece Fazzi mi dispiace molto perché è stato praticamente sempre fortunato, si intravedevano grandi qualità che può fare bene, mi dispiace che non lo potevo usare. Quanto riguarda Budimir, lo vede pronto per un salto di qualità? Sì, penso che è un ragazzo che ha fatto una grande stagione, la sua forza è lavoro perché è un maniaco di lavoro che si trova raramente nei campi di calcio, anche lui ha margine di miglioramento, penso che è importante che o rimane a Crotone o trova una società che lo fa giocare in Serie A perché può crescere ancora tanto. Ai playoff chi vede favorito? Ieri abbiamo visto un grande Spezia, io penso che come squadra è migliore Pescara perché ha grandissimi giocatori, però vedo bene anche Novara se passa oggi.